non fare cavolatine, metti giù le gambe basse. Amore, vuoi iniziare tu la... Guarda che bella sta... il video per il canale. Vuoi iniziare tu? Ma cosa devo dire? Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sarà un video un po' strano ragazzi, un po' confusionario perché siamo qui all'evento che ho organizzato Peugeot e praticamente ho anche la cucciolina e sarà un macello gestirla con Noemi e chiacchierare con le persone eccetera, eccetera. Quindi sarà un video un po' incasinato, però cerchiamo di goderci la giornata. In sostanza Peugeot ha organizzato un weekend, 18-19 maggio, ci siamo ritrovati tutti a Malgapontara, nel comune di Bedollo, in Trentino. Oggi si farà una bella escursioncina e poi la giornata proseguirà. Gli altri si fermeranno qui anche domenica 19, invece noi torneremo perché 19 è compleanno di Noemi e quindi abbiamo organizzato altre cosette. Giustamente devo dedicare il tempo anche a lei perché sennò quasi rischia il divorzio, regà. Opla! Bello qua, Emo. Scusatemi se non... non so se ho salutato tutti, se non mi ricorderò i nomi, ripeterò 5 volte come vi chiamate, perché stai filmando queste robe? Perché è giusto così. È un piacere avere così tanta gente qua. Non me l'aspettavo. Abbiamo rompito la mano, vabbè, mi sa che un po'. Mi dico molto tranquillo, magari vale per me. Hai visto? C'è chi va ultra light, come Lore, e c'è chi va ultra heavy, Gaia. Qui abbiamo sempre la zavorrata costante, che sia a piedi, in bici, sempre zavorrata. Però ti diverti, sì. E le mamme anche cariche. Fantastico. La frase che sta aleggiando nell'aria più di tutti è colpa di Peugeot. È colpa di Peugeot. È sempre colpa mia. Che alla fine siamo tutti qua, è colpa sua. Sì. Però ragazzi, in questo caso, con questo panorama, secondo voi è un merito o una colpa? Prendo tutte le colpe senza problemi. Stato io. Stai dando soddisfazione, va come va, oh. Che capretta! Sei pronta? Per superare la cascata? Cavalchiamo la cascata, Gaia! Arrivati! Sembra un rave! Esatto. Com'è amore? Bello? Molto. Che vista, eh? Con Peugeot si cucina alla grande.
sì. No, non l'ho mai visto. Sì, no, questo volevo vedere io, pentolini. Bozze di vino. Sì, però per ma per scaldare l'acqua. Tutto di sclera. Cioè dentro il jetwall non ce la fai a cucinare, almeno io non ce l'ho mai fatta. Se va per sostenermi. Amore? Vuole mangiarti il tuo panino? Mi vuole mangiare il panino la cucciola? E faglielo mangiare. C'è una fetta. Oh, Gaia. Eccoci sulla via del ritorno, abbiamo preceduto tutto il gruppo e anche perché la cucciola cominciava ad essere stanca, infatti si è addormentata e quindi era meglio metterla subito nello zaino e tornare. In più si stava alzando un po' di vento, per lei non andava bene. Siamo di ritorno alla Malga, tra poco dovremo arrivare alla Malga, massimo una ventina di minuti e poi l'evento continuerà. E sopravvivenza. Allora, siccome sono stato criticato che non ho salutato in modo adeguato, ciao, salve, benvenuti, benvenuti a tutti a questa nuova uscita, questa prima uscita, grazie. Niente, abbiamo qua due giovanotti che si presentano loro adesso, dovevo solo dire due parole che loro stavano zitti, avete detto appena. Sì, sì, sì. Ok. Ho fatto quello da giusto per attirare la tua attenzione. Ho fatto bene, eh? L'hai fatto benissimo. Lorenzo, di volare, niente, la parola a voi. Grazie. Buona visione. Bravo! Sicuramente lui lo conoscerete un po' tutti. E è un ragazzo che fa delle cose un po' particolari, perché comunque cammini così lunga percorrenza, penso che pochi come tutti li abbiano fatti qui in mezzo a noi, per cui tra tutti i PCT che ricordiamo sono circa 4.000 km dal confine del Messico al Canada, quindi la parte ovest degli Stati Uniti. Oggi siamo qui, diciamo, per presentarci un po', per parlare insieme, sono graditi anche interventi vostri sicuramente, per interfacciare due mondi che sono spesso messi in contrapposizione, ma che in realtà secondo noi hanno anche dei punti di incontro, ok? Quindi flying da una parte, io in questo caso parlerò un po' della sovrivivenza in genere, della sovrivivenza. Io diciamo che mi sono formato tra virgolette negli Stati Uniti, dove ci sono tanti lunghi sentieri. Tanto nel mio caso ero anche molto lontano da casa, quindi lontano dalle persone che volente o nolente condizionavano nei comportamenti, nelle aspettative, lontano dalla cultura, dalla società anche, perché sei in un contesto, cioè sei nei boschi, quindi ok, una volta a settimana arrivi in un paese, fai rifornimento, poi te ne vai, però per la gran parte del tempo tu sei in un contesto che non è quello nel quale siamo abituati, cioè la casa, il lavoro, la strada, la macchina, gli amici, ma è un contesto molto più primordiale. Lui abbia un approccio diverso alla natura, alla montagna, ai fatti naturali, però comunque siamo legati alla fine dalle stesse sensazioni probabilmente che ci guidano, questo benessere che si prova, questo senso di connessione, appartenenza. Anche nel mio canale YouTube, insomma, mi seguirà, spesso mi vedete, è abbastanza generalista il mio canale, mi vedete fare dalle escursioni in giornata, dalle escursioni più giorni, da pose di bushcraft, qualcosina di sovrivivenza, perché ho tratto poco sul canale, perché facendo parte di un istruttore di una scuola di sovrivivenza che lavora sul survival,
ovviamente non posso trattare tanti argomenti come su. Cosa c'è in un contesto che vai tu a ricercare che non c'è nella vita di tutti i giorni? No, guarda, in realtà, cioè, io non è una fuga. Quello che io, a parte la passione della montagna, comunque tutto quello che è naturale, sin da bambino, beh, questo penso sia un po' una storia comune di tutti noi. C'è stato un momento in cui io ho avuto due bisogni, quindi non è un fuggire perché qualcosa non mi piace. Due bisogni, uno pragmatico, cioè di dire, ma se mi succede qualcosa io che faccio? Devo affrontare delle situazioni critiche, perdo lo zaino perché durante il 300 è torrente, mi cadio perché l'ho appoggiato, sto distante e mi è cascato. Cioè io con me il minimo so cosa portarmi nel mio vestiario per essere tranquillo. Quindi avevo un bisogno pragmatico di essere tranquillo nelle avventure che facevo. E questo mi ha portato, diciamo, a sviluppare un determinato atteggiamento mentale, mindset, con i corsi mi hanno aiutato, diciamo che si usa il percorso, eccetera, eccetera. E poi entra anche quella una passione e sono passato a fare istruttore. Cosa possiamo fare? Non possiamo cambiare cose che non ci compete, che non possiamo, non abbiamo, diciamo, il potere di cambiare. Possiamo però cercare di, nel nostro tempo, fare le scelte giuste. Le scelte giuste, ragazzi, si fanno sempre, essendo indipendenti. Piacere, perché Ilenia forse non lo sa, io ti seguo da tantissimo tempo e prima ho guardato dal 2020. Piacere mio, grazie. Grazie a tutti. E niente. Ilenia, farò via. Esatto. Mi introduco un attimo per chi non mi conoscesse, insomma, si fa anche un po' un quadro generale di me e poi vi racconto, insomma, di questo viaggio, di questo ciclo viaggio. Allora, io sono Ilenia Zaccaro, sui social mi trovate come Farvia e sono una ragazza, diciamo, di Bergamo, anche se in realtà poi sono anche origini miste. Sono una guida ambientale escursionistica, però sono anche tante altre cose. Questo ciclo viaggio in Sud America per me ha rappresentato la realizzazione di un mio sogno che avevo nel cassetto da 7 anni a questa parte. E sì, la maggior parte era asfaltata, però alcuni pezzi no. Io ho viaggiato tendenzialmente sola, non proprio per scelta, e poi eventualmente mi fate qualche domanda. Ovviamente ogni tanto incontravo altri cicloviaggiatori, condividevamo giorni, notti, e ogni volta che incontravo un cicloviaggiatore era come una scuola d'apprendimento. Il GPS ha smesso di funzionare e dopo 8 ore di pedalata, senza punti di riferimento, tutto bianco, veramente tutto bianco, non riuscivo a capire davvero, cioè, avevo capito che avevo sbagliato strada. Quindi sta di fatto che a un certo punto arrivo in un punto proprio del deserto, incontro degli umani, dei signori che stavano caricando il sale sui loro camion poi da portare fuori dal deserto. E io lì ovviamente mi sono avvicinata a loro, ho chiesto dove siamo, in che zona, io devo andare a Colciani, mi potete, non so, aiutare. Loro praticamente nel giro di pochissimo mi hanno fatto caricare la bici qua sopra sul camion, questo è l'autista gentilissimo che mi ha dato questo passaggio per portarmi fuori dal deserto. Però ovviamente non contenta, siccome io in questo deserto, in questi 2 giorni di pedalata, che ero stata all'isola in Kawasi, che è questa isoletta centrale del deserto del sale, però mi mancava questa isla bandiera famosa, che sarebbe questa con le bandiere. Quindi io allora il terzo giorno sono rientrata nuovamente nel deserto da un altro punto fino all'isola Banderas, ho dormito lì un'altra notte ed è andato tutto bene, nel senso che poi sono riuscita in autonomia. Sto dormendo praticamente dentro un tunnel sotto la strada, sotto la ruta 40, qui sono dei pompieri, perché in Sud America ho scoperto che è frequente, si può dormire dai pompieri e nelle stazioni di rifornimento di benzina. Ovviamente bisogna sempre chiedere il permesso perché non è proprio scontato. Qui sono nel retro di una bottega su un materasso, mi hanno prestato un materasso, qui sì, poi in un altro tunnel, e mi rendevo conto che più io riuscivo ad adattarmi alle situazioni, ecco, qui sono in un canalone di una montagna, una situazione che è veramente difficile perché ero stanca morte, avevo trovato un posto dove mettere la tenda, che c'erano questi sassi a punta che non so come ho fatto a dormire quella notte,
comunque mi rendevo conto che più riuscivo ad adattarmi a quello che incontravo e più ogni momento diventava un'opportunità per me, per crescere, conoscere meglio i miei limiti, capire quanto potevo spingermi oltre, ma un'opportunità anche per conoscere le persone, i luoghi, mi si apriva proprio un mondo. Settembre, ottobre, c'è questo vento che arriva dal Pacifico, passa sopra il Cile, passa sopra le Ande e poi a velocità scende sull'Argentina e porta con sé sabbia, polvere, detriti, ed è un vento che a volte soffia anche a 150 km orari, quindi non è che hai molta scelta quando arriva quel vento, ti fermi e basta. Quindi erano già dei giorni un po' difficili perché c'era questo vento, però è arrivato un giorno, insomma, dove a un certo punto mi tocca ripararmi. Qui sono in questo, sotto la strada, sotto la ruta 40, è un tunnel, questa è la stessa immagine, praticamente qui ho cercato di infilare la bici ma non entrava bene, però qua sopra passa la strada. Praticamente ci sono stata 24 ore chiusa qua dentro. Allora, quindi questo vento forte, inizialmente riuscivo a tenere la tenda aperta, ci ho anche dormito, riuscivo anche a cucinarmi, solo che a un certo punto, passate comunque, ormai ero quasi a 23 ore, 24, non riuscivo più a tenere la tenda aperta, non riuscivo più a tenere gli occhi aperti, avevo gli occhiali ma polvere ovunque, una cosa incredibile. Ma non ho mai vista, cioè non ho mai fatto esperienza prima d'ora, e a quel punto ho capito che adesso è arrivato il momento di chiedere aiuto. Quindi risalgo sulla strada, prendo la bici, mi sdraio quasi, cioè sdraio la bici, ovviamente se no mi volava via, anch'io mi abbasso, insomma, afferrata a questa bicicletta e un po' cercavo di impararmi, aspettando la prima macchina che mi potesse dare un passaggio. Dopo un'ora finalmente è arrivata questa macchina, c'era Dario, questo signore gentilissimo argentino che ha deciso di, insomma, di aiutarmi. Abbiamo caricato la mia bici sulla sua, sì, sul pick up. In Argentina sono tipici, tanti, anche in Cile, nella Patagonia cilena, tanti hanno il pick up. E mi ha portato al primo paese successivo che era 120 km rispetto a dove ero io. Impossibile arrivarci con quel vento. Chi ha che soffia le candeline domani? Mamma. Brava. Ed eccoci qui sulla strada del ritorno. Vuoi dire qualcosa, Gaia? Sì. Ti canti tanto guri da sola ad agosto? No, mamma da a mano una coghetta non è gaghi. Brava. Me la mangio io la torta, sì, tutta io. No, la mangio tutta io. Tutte e due. Non te ne lascio neanche un pezzo. Posso chiudere il video io? O no? Anche a me. Ok. Aspetta, Gaia. Okay, raga, io ci provo, vi giuro. Allora, stiamo rientrando. E non ho fatto neanche le riprese dei saluti e tutto quanto. Era eccetera, troppo eccetera. Preso dall'emozione a godersi il momento, e io stavo dietro alla sgrinfia qua dietro. E quindi diciamo che, come vi avevo anticipato, questo video sarebbe stato un po' caotico. Però spero che abbiate apprezzato ugualmente. E come diceva Noemi, ci siamo goduti il momento, le chiacchiere. È stata una giornata bellissima, davvero molto piacevole e ricca di emozioni anche. Quindi le clip sono quelle che sono. Speriamo che gli altri siano stati più bravi con il resoconto. Vi metto il link del canale degli altri sotto nella descrizione di questo. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao. Ciao. Saluta Gaia. Ciao. Ciao.